strada, la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti. Andiamo a scoprire la contrada di Stramare, dove i nostri provetti cuochi per un giorno ci prepareranno il loro piatto. Ciao a tutti da parte del gruppo Amare Stramare, siamo qui con una rappresentanza del nostro gruppo spontaneo e abbiamo accettato con piacere l'invito a partecipare a Cuochi di Contrada, questa bella iniziativa, alla prima edizione della Proloco di Segusino. La nostra cuoca, che è Paola e che è qui, presenterà un piatto tipico della tradizione nostra ma anche segusinese, che è quello degli ovi in scios, ossia gli ovi con la mentussa. E adesso entriamo nella nostra cucina e dopo l'assaggeremo tutti assieme. Ben, allora sono qua in compagnia. Cosa è meglio del meglio di stare su una cucinetta così con tempo cita in autunno? Magnar al piatto che ne pareccia la Paola, che è i famosi ovi in scios o con la mentusa. Però la Paola, siccome che li abbiamo mangiati da sempre, io che la ne spieghi anche come che si fa. Certo. Allora, se parte con gli ovi di casata delle megaline, che il punerra le appena parte qua, e la mentusa, al burro di montagna, la seola, la sal, e pepe e vin bianco. Questi serve per fare gli ovi a scios. Adesso si disfa bene al burro, intanto si soffrire anche la cipolla. Con le belle rosolate si aggiunge la mentussa, tagliata su a tocchettini naturalmente. La mentussa, quella non tagliata, delle foglie così. Intanto che si rosola bene la mentussa, si pela gli ovi. Pelare gli ovi, invece di star là senza fare niente con le mani in mano. Gli ovi vengono lessati prima, 10 minuti, perché io ho 10 minuti a cuocere un ovo bello. Quando la mentussa è ben rosolata, intanto si taglia gli ovi per metà e si mette dentro. Prima girati in do e si continua a rosolarli. Mario, guarda come che tu fa, così tu impara, o no? Quando che si rosola bene, si mette sale e pepe, sal e un bel pochettino di pepe. Mi son usata che la sal mi piace sentirla sui detti, no con quel mestiere che si è buttato. Prima si rosola bene da una banda, poi si gira, pian pianin si gira, cercare che stia dentro tutto, ha un profumo che ti viene voglia proprio a mangiare. Però è bella anche sapere perché chi si chiama ovi a scios. È curiosa la roba, nel senso che la mentussa, che in italiano è il nepeteno, e qua l'era usata soprattutto per fare i scios con la mentussa. E allora, quando che i scios cominciò a scarseggiare, quelli che quando che ne aveva pochi, cominciò a mischiarli con gli ovi. Sempre lessi così. Quando che non ve ne era più scios, continuò a fare gli ovi lessi così con la mentussa. E quindi ha continuato a chiamarli ovi al scios perché li è fatti al modo dei scios. Quando che li ben rosolati, si mette una fiatina di vin bianco. Senti. E si lascia andare finché il vino è evaporato tutto. Dopo magari se piace tanto il sugo, se che metta un po' di acqua tiepida e basta, si lascia andare. Dopo che è ben rosolati, si mette tutto sulla fornella.
che sulla fornella dice quel che vuole, la roba la rientrando in buona. Col fuoco a legna. Adesso è pronta anche la polenta, che Giorgio l'ha appena finita e farla su sulla ring della caneva. Io vi accio se è vero buoni con la polenta appena fatta. Saltarla fuori sul tagliere e che ancora la fuma. Ho fatto le erbe cotte in teccia. Prima che ho dato appena appena una scottata nell'acqua appena. E dopo ho tagliato su fine fine una bella poca di teola. E ho messo le erbe che le radicelle, radici matti e verda. Basta, sale e pepe e basta. Bon, Paola, allora mi pare che... Le pronto, le pronto. Le erbe le si è scalda. La si è scalda. Io vi ho una bella fiera, come bella che si dice. I nostri ospiti, allora, i a fam. I ospiti, i a von. I a fam. Scaldati, adesso... Sentite, no? Se no, te ve. Polenta. Io vi ho erbe, meglio di così. Con una serata che piove. Ecco, questo nel piatto che ha preparato Amare Stramare per il borgo naturalmente di Stramare e per partecipare all'iniziativa, alla bella iniziativa della Proloco di Segusino che le cuochi di Contrada. Facciamo, buon appetito e un bel cicino. Evviva! Salute! Salute! Il piatto e la contrada che vuoi far arrivare in finale mettendo mi piace a questo video se lo stai guardando da Facebook oppure entrando nel sondaggio online se lo stai guardando da YouTube o da qualche altro sito. La finale tra le due borgate che avranno ricevuto più voti si svolgerà venerdì 27 ottobre 2017 alle ore 20 presso la 113esima Fiera Franca del Rosario di Segusino in una serata show cooking dove i piatti delle contrade semifinaliste verranno preparati in diretta davanti al pubblico, degustati e poi votati dai partecipanti all'originale cena. Per partecipare alla serata e far parte della giuria invia un messaggio WhatsApp, un SMS o telefona al 340 62 85 209. Cuochi di Contrada, la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti.